coraggio, rallegratevi, è il senso che ha questa parola, la prima con cui in Isaia 66 viene dato al popolo la consegna, coraggio. Perché coraggio? Perché il Signore ha vinto, il Signore è in mezzo a noi e perché noi nel nostro cammino sappiamo dove andare, in mezzo a tante difficoltà, ma il Signore ci assiste. Coraggio perché il Vangelo, la croce e la resurrezione ci appartengono. E salendo al cielo sul Monte Tabor o il Monte dell'Ascensione, Gesù disse ai suoi: andate, un dite state fermi, rimanete dove siete. Dice: andate e annunziate il Vangelo. C'è una Gerusalemme nuova e ci è stata promessa alla fine del percorso, dove rincontreremo tutta la gente che ci è cara e tutti coloro che ci hanno aiutato per annunziare la parola di Dio. Dio ha una parola sola, non si ritira. Sulla sua promessa possiamo contare. La pace è possibile. Certo, per fare la nostra parte di popolo di Dio occorre recuperare un cuore nuovo. Direi che tre cose almeno ci sono raccomandate. E io lo so che voi tutti i giorni vedete il Casentino nella sua bellezza, nella sua qualità, ma chissà se ci riesce di recuperare, se vi riesce di recuperare quanto è bello. Questa terra dalla quale è partita ogni nuova evangelizzazione di tutta la terra d'Arezzo. Qui siamo vicini alla madre che ha rigenerato tante volte il popolo di Dio di questa chiesa. Bisogna contemplare la sua misericordia. Dio è buono, ci vuole bene. E spiegatelo bene ai ragazzi, ditelo ai loro fratelli più grandi: Dio ci vuole bene. Ci è chiesto di operare insieme in umiltà. In Galati Paolo racconta della croce gloriosa, la croce che ha guadagnato la nostra vittoria. La croce di Gesù, noi siamo abituati a considerarla, sì, i flagelli, la corona di spine, quei chiodi, quella lancia, sì, ma in croce Gesù ha vinto. Un antico padre della Chiesa, Andrea di Creta, dice che sulla croce è stato beffato il diavolo. Credeva di avere nella morte di Dio e invece gli è risuscitato. La nostra civiltà europea in questo momento sembra che creda più nella morte di Dio che non nella sua resurrezione. E credendo nella morte, chi muore è l'uomo, non Dio. Muore l'uomo tutte le volte che abbiamo pensato allo stato etico, tutte le volte che abbiamo generato quei mostri come i campi di concentramento, tutte quelle volte che abbiamo fatto morire i bambini
sistemare tutte quelle volte che abbiamo creato tensioni terribili mettendo l'economia al primo posto e non accorgendoci che invece prima viene l'uomo. C'erano due alberi, dice la scrittura. L'albero del giardino dell'Eden, in cui c'erano dei pomi avvelenati, e di lì, dalla mancanza di discernimento, dal non sapere scegliere, Adam, l'uomo, e Isha, la donna, sbagliarono. Ma Dio ha avuto pietà e ha riscattato tutte le guerre che stanno nel mondo in quella croce nella quale Paolo, l'apostolo, si fonda. Lasciatemi dire che anche noi, come popolo cristiano, in questa fase della nostra storia di attuazione del Santo Sinodo, abbiamo bisogno di un nuovo esodo. San Bonaventura, proprio ad Averna, scrivendo una celeberrima sua opera, L'itinerario della mente verso Dio, al settimo capitolo dice che la croce del Signore è l'unico pezzo di legno che ci permette di attraversare il mare rosso delle nostre indecisioni, delle nostre contraddizioni, di tutti i nostri non senso che abbiamo. Poi arriva Luca. L'avete sentito stasera? Il nuovo parroco ha proclamato un Evangelo bellissimo, dove si conserva una delle più lunghe citazioni di Gesù. La messe è molta, gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe. Proviamo a dirci che cosa vuol dire. Ragazzi, nella chiesa del Signore uno è come un teatro. In teatro la gente ci va, ci mette a sedere ed è dato quasi per scontato, quasi sempre per scontato, che sia città, che sia lì a sentire questi altri dicono, questi altri fanno, ci sono altri, sono gli attori. Nella Divina Liturgia siamo tutti comprimari, siamo tutti attori. Non si va a udir messa la domenica, ma a partecipare alla Santa Eucaristia. Ognuno però a fare il suo. È vero che stiamo passando un momento un po' complicato. Il mio grande predecessore Emanuele Mignone aveva con sé 1012 preti. Io ce n'ho 281, compresi i 23 allettati, i 44 che sono ultraottantenni e quelli che non sono più in grado di muoversi. 141 parroci per 836 paesi. Vi sarete accorti come in questi tempi ci siamo fatti cura di andare a cercare Rosina, di andare a cercare
di là dal fiume, le frazioni che ci sono, di andare a riscoprire come è articolato il nostro territorio, perché ognuno ha la sua identità. Non possiamo perderne nessuno. Ma non è che mancano i preti, tutto sommato ci siamo ancora. Tant'è vero che ve ne posso dare uno stasera. Ai preti sono fatte 3 raccomandazioni. La prima, di non aver paura. Rimando come agnelli in mezzo ai lupi. Ma il Signore è con noi, non ci abbandona. La seconda è il modo con cui bisogna che noi preti ci stiamo dentro questa Chiesa, da poveri. Dio ci liberi da preti che fanno soldi e muoiono lasciando chissà che cosa a nipoti o a chi per essi. La terza raccomandazione è che serve un prete. Tutti venite da me e mi chiedete un prete. Ma a che serve? Serve a far pace, a costruire la pace, a tessere la pace, a rammendare gli strappi per ricreare unità. Se seguitiamo ad andare avanti con le logiche di 200 anni fa, non si va da nessuna parte. I comuni sono già stati un pochino più svegli di noi, perché hanno attrezzato di mettersi abbastanza d'accordo per i servizi. Ma che cosa è chiesto ai preti? Con questo stile di paceri, poveri e disponibili, senza paura, è chiesto a noi non di andare da soli. A due li mandò. Cioè l'idea del prete che va e fa il primo il primo equilibrista della compagnia. L'affinità è, non funziona proprio, non si va da nessuna parte se te ti dici ci sono io. Siamo noi, ci è chiesto a noi di fare questo passaggio. Però questo non è il Vangelo dei preti, è che ognuno faccia il suo. In tempi difficili e complicati, anche in Casentino, furono le nostre grandi donne a salvare le famiglie. Gli uomini non è che fossero quella volta più bravi di ora, Eppure le donne hanno saputo tenere unita la loro storia d'amore. Bella, raccontabile, non vana. Noi ora siamo tentati da un sistema di valori che ti arriva addosso da tutte le parti col telefonino, chissà se ora anche in chiesa la gente mi tira fuori il telefonino per chattare, invece che per ascoltare e rispondere coi fatti. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di famiglie cristiane, il che vuol dire tante cose che ora non sto a dire perché sarebbe lungo, ma chiedetevi perché i vostri figlioli si sposino. Oppure quando ci sono degli anzini che vanno in giro a 40 anni chiamandosi ragazzi, ma quando è che diventino uomini? È inutile che tu lasci 7 case e 12 campi quando muori. Se non siamo un po' attenti ad accogliere e a dare spazio alle giovani coppie, non siamo mica in uno Stato socialista, non possiamo mica pensare che tutto cali dal governo, di
bisognerà che anche noi facciamo la nostra parte. Siamo missionari, ci tocca a tutti di fare la nostra parte, a voi laici. Con una parola antica e bella tocca la consecratio mundi, cioè l'impegno sociale e politico alla luce del Vangelo. Noi siamo un po' stufi di gente che si professa in tutti i cristiani e poi fa quel che gli pare. Il Vangelo è un punto di riferimento sicuro. Abbiamo messo insieme un sistema economico che strangola, lo sanno i sindaci, che sempre meno viene data al territorio e sempre più alle chiacchiere, alle invenzioni più strane della terra. Cosa è chiesto ai giovani? Enrico, è chiesto ai giovani di aiutarli a camminare insieme. Non c'è comunità cristiana vera senza un oratorio. Se non vuol dire, attenti, un edio oratorio dove i cittadini vanno a giocare in fondo o per di farsi carico dell'educazione della generazione nuova. Non servono le stanze, servono i progetti e gli uomini e le donne generose. L'oratorio non è la casa del prete, è la casa della comunità, dove la comunità passa alla generazione nuova la fede e il sistema dei valori. Al parroco tocca di coordinare, di essere, il Papa di Roma ha come suo titolo più alto, servo dei servi di Dio. I discorsi del potere appartengono al passato e ci hanno fatto andare storti. Proviamo un po' se ci riesce di questo nuovo inizio che stasera celebriamo, di dare spazio a Dio, fiducia a Gesù e aprire il cuore al suo divino.